La bicicletta elettrica può essere il futuro della mobilità sostenibile e incontra anche le esigenze di chi vuole mantenersi in forma. Lungi dall'essere il mezzo di chi per pigrizia non vuole fare la fatica di pedalare, l'e-bike nelle sue versioni 2.0 totalmente tecnologiche diventa il mezzo che mette d'accordo ecologisti e sportivi. Ci si può allenare e tornare a casa riposati quando si è finito senza inquinare le strade. Al Villa Eroldi Golf Club di Palermo ne hanno discusso e hanno valutato le prestazioni della nuova Svizzera Stromer presentata in anteprima nazionale a Palermo. Il presidente della GS Mediterranea Marco Lampasona, Niki Tricomi, presidente della Domenica Favorita, Rosario Fina, ex campione mondiale di ciclismo, e Vincenzo Cefalù, imprenditore di iLove, che ha sposato il progetto. Tecnologica, ecologica, antifurto e ricarica anche il telefonino grazie alla connettività con lo smartphone e alla piattaforma Omni, che permette di interagire con l'e-bike, geolocalizzarla e bloccarla inserendo a distanza l'antifurto con una semplice app. Il telefono può fare anche una diagnostica dei guasti e può essere ricaricato durante la pedalata grazie alla presa USB. Sotto il profilo delle prestazioni, Stromer arriva a 45 km orari, va targata ma non è un ciclomotore. È l'unica in Italia registrata dalla motorizzazione civile. La potenza raggiunge un picco di 893 watt, si ricarica in 4 ore con la normale corrente casalinga e ha 180 km di autonomia, è realizzata in alluminio. L'associazione siamo circa 120 persone, sono più o meno quasi tutti professionisti e imprenditori, ma soprattutto appassionati dello sport e della bici. Io credo che la bici elettrica, in questo caso la Stromer, sia un bel modo dopo gli allenamenti di fare della mobilità urbana. Ma sì, io mi immagino una Palermo dove tutti utilizzano mezzi elettrici, sarebbe bellissimo. E, veramente poi la città, se riduciamo le auto, si presta perfettamente per camminare con le bici elettriche. Io sono qui con un amico che mi ha accompagnato in un'avventura, che è il presidente del comitato La Domenica Favorita, che porta avanti il discorso della mobilità sostenibile e nella stessa filosofia del progetto La Domenica Favorita. Nel definire questo mezzo io potrei dire un mezzo borderline, cioè un mezzo che è tra la bicicletta e la motocicletta. I vantaggi e la bellezza del silenzio che si ha in bicicletta, con la versatilità di una, e l'essere agevole di una motocicletta. Quindi io credo che abbiamo raggiunto il top. Abbiamo un'app che è scaricabile sul cellulare, la bici è sempre geolocalizzabile, nel momento in cui la bici dovesse essere spostata dalla location dove è stata parcheggiata, viene inserito l'alert, si blocca il motore, quindi la bici di fatto viene resa inutilizzabile e ci viene lanciato un messaggio dove appunto ci dà l'alert e ci dice, ci geolocalizza la bici dov'è. Noi abbiamo una porta USB per la ricarica del cellulare in qualsiasi momento e fondamentalmente sì, attraverso il nostro telefonino e il nostro PC possiamo fare una diagnostica per vedere, insomma, di risolvere già seduti sulla nostra scrivania eventuali problemi. Ci permette di raggiungere i 45 km orari ai sensi di legge, perché con la bici comunque sì, è targabile, e quindi dico, abbiamo un mezzo di locomozione assolutamente sicuro. Abbiamo una caratteristica che ci permette di andare 20 km orari in perfetta autonomia senza bisogno di pedalare, quindi abbiamo, ripeto, il massimo della tecnologia e il massimo della potenza a disposizione dei ciclisti. Io non la chiamerei più neanche bicicletta, ma la chiamerei come un oggetto del nuovo millennio per la mobilità urbana. Primo prodotto al mondo che crea un collegamento vero tra bicicletta e motorino. In che senso? Nel senso che questo oggetto, non lo voglio chiamare neanche bicicletta, veramente se uno la prova può pensare di fare a meno della motocicletta o del motorino per spostarsi in città. Perché finora abbiamo visto delle belle bike, assolutamente, però dove erano bike normali con applicato un motore nella parte della corona che serviva a dare quella spinta con la pedalata assistita. Questo è un'altra cosa, sia nella fluidità di erogazione, sia nella tecnologia, sia nella protezione, sia nel fatto che è l'unico prodotto in questo istante a essere riconosciuto dalla motorizzazione civile, e quindi è possibile targarlo e assicurarlo con un RC di meno di 100 euro all'anno. Questo un po' congiunge e unisce i due mondi.